Sono per più su quello che è la fabbricazione digitale open source, più o meno come si è evoluto l'open source e intaccato il modo di produzione dei nostri prodotti. Allora, innanzitutto, cosa sta succedendo? Finora abbiamo notato che il sistema produttivo, il sistema di sviluppo essenzialmente, è basato su un tipo di conoscenza che viene essenzialmente verticale. Cioè, che succede? L'esperienza del singolo o l'esperienza di un gruppo di persone è tramandata agli eredi, quindi sia nell'ambito dell'artigianato vecchio stile sia nell'ambito delle imprese industriali. Invece ultimamente si è visto che questo tipo di conoscenza è iniziata un po' a diffondersi in maniera più orizzontale, connessioni che sono tra i giovani e le ragazze. Perché? Questo è successo essenzialmente grazie a internet. Internet ha permesso la distribuzione di idee, quindi è stato facile per ognuno accedere a informazioni, a poter comunicare con le persone dall'altra parte del mondo, persone che hanno altre idee, e quindi collaborare insieme per su progetti. Quindi tutto è nato essenzialmente con l'open source software, cioè Linux, penso che sappiate tutti cos'è, e è nato come il primo vero progetto open source. Cioè un progetto in cui non solo veniva distribuito a tutti, ma tutti dovevano cercare, quantomeno provare a far parte di questo progetto e collaborare. Insieme a questa collaborazione poteva portare un beneficio. Violava quella che è detta la legge di Brooks, cioè che alcune persone che un programma non era ben sviluppato se non da un nucleo di persone centralizzato. E far entrare durante il corso d'opera altre persone invece rallentava il processo di produzione del programma stesso. Altri progetti sono Apache, Asterisk. Questo, l'open source quindi è basato essenzialmente su queste quattro regole, cioè questo per il software: eseguire un programma, studiare o modificare un programma, sia per un ambito personale, sia per poter migliorare e distribuirlo a un pubblico e avere un miglioramento generico per quanto riguarda l'intera popolazione. Si è passato successivamente a un altro tipo di open source, cioè l'open source di tipo hardware. Gli stessi principi e criteri che erano alla base dell'open source di tipo software sono stati applicati a qualcosa che era invece tangibile, costruibile. Qui sono presenti i principali, quelli più famosi, di progetti di tipo hardware: Arduino, RepRap, Serve Projects e Open Source Ecology. Arduino è una schedina elettronica che, grazie al suo basso costo e grazie al fatto che è basata su un sistema di programmazione facile, si è diffusa notevolmente a partire dal 2006. Perché? Perché hanno deciso di dedicare questa schedina essenzialmente a persone che non avessero un background di tipo specialistico. Quindi una persona che si trova davanti a un oggetto di questo tipo per la prima volta riesce con poco studio a poter iniziare a effettivamente giocarci, a poter collegare i primi fili, a collegare le prime luci e così ottenere qualcosa, appassionarsi e sviluppare sempre progetti nuovi, sempre maggiori. Qui per esempio si vedono degli esempi. Qui ci sta un sistema di irrigazione automatico per questa piccola piantina. C'è la scheda, ha attaccato un sensore nel terreno della pianta e legge la quantità di umidità del terreno. In base a quanta umidità è presente, rilascia o meno l'acqua attraverso un servozionamento idraulico, innaffiando la piantina. E per fare un progetto del genere servono competenze che si acquisiscono nell'arco di una o due giornate. E anche il costo dei componenti è davvero basso, penso che siamo intorno a 20-30 euro. Qui invece vediamo un progetto un po' più complicato, per quanto divertente. Non so se è partito il video. È una scacchiera controllata da remoto. Sempre tramite Arduino è stato creato un'interfaccia per cui c'è un giocatore che gioca su una scacchiera, l'altro dall'altra parte, e c'è la movimentazione automatica delle pedine della scacchiera. Questo è fatto in wifi, però può essere esteso anche per connessioni su distanze maggiori. E la diffusione è stata anche quindi dal 2006, dove il sito di Arduino presentava
visite nell'ordine del decine, centinaia massimo, è arrivato a 1 milione di visite nel 2012. Questi sono i dati più aggiornati che sono riuscito a trovare. Comunque è continua ad essere in crescita. L'altro progetto invece è il progetto RepRap. Si tratta essenzialmente di un progetto che riguarda le stampanti 3D. Non so quanti di voi, quanto sia la conoscenza in questo ambito. Praticamente il progetto è un progetto di costruzione di una stampante. Anche questo è completamente open source, quindi è possibile trovare tutta la documentazione per quanto riguarda come costruirla, e la componentistica è basata su oggetti che è facilmente trovabili in commercio a un costo molto contenuto. E tutta la componentistica invece è un po' più particolare, è un tipo di sottili di pezzi che possono essere stampati dalla stessa stampante, e da questo viene lo stesso nome, il fatto che la stampante si può tutto sommato autoreplicare, cioè una volta che ho la stampante mi posso stampare tutti i pezzi necessari per costruire una buona parte dei pezzi necessari per costruire una seconda. Infatti si vede, la stampante ha più o meno quella forma, anche se in realtà ci sono diverse versioni che può cambiare. E la stampante a sinistra è stata la prima, la seconda è stata stampata con la prima stampante, a parte con motori, elettronica, che sono basate anche quelle su Arduino e altre schede open. Il mondo open comunque ha anche dell'hardware, ha interessato anche il mondo scientifico tecnologico di alto livello. Considerate che il CERN ha creato una licenza hardware con cui rilascia tutti i suoi progetti, che sono essenzialmente progetti di schede elettroniche per acquisizione dati o affini, che difficilmente ritrovano un utilizzo nel mondo comune, comunque loro ce la mettono. E poi c'è il progetto Open Source Ecology, invece è un progetto che cerca di la creazione di macchinari essenzialmente agricoli a basso impatto ambientale. Anche qui gli esempi sono più chiarificatori. Abbiamo un trattore a basso costo in cui hanno rilasciato la documentazione non solo appunto per come dei pezzi, ma come poi assemblare i pezzi, quindi un vero e proprio libretto di istruzioni di questo vettore. Poi Microhouse è invece un progetto di una casa a basso impatto ambientale, e Sempress invece si tratta di un macchinario sempre a basso costo e open per la produzione di mattoni partendo da terra e fango essenzialmente. E sono vari, sul loro sito si possono trovare anche numerosi altri progetti. Quali sono a questo punto quindi gli strumenti che va a operare? Gli strumenti open source, quali sono le macchine che si sono più diffuse per coloro che vogliono cimentarsi in questo mondo? Sono essenzialmente tre: fresatrici a controllo numerico, cutter laser e stampate 3D, sono quelle che essenzialmente ultimamente di cui si sente molto parlare. Una fresatrice a controllo numerico è uno strumento che è essenzialmente, immaginate qualcosa di contrapano, che con degli utensili che vanno le vanno a fresare, quindi vanno a togliere materiale da un blocco iniziale pieno, e tramite un controllo di tipo numerico, quindi da un computer, si va ad asportare materiale e a dare la forma che si desidera, quindi sia per ottenere oggetti, scontornare oggetti, ma anche per poter fare stampi plastici, eccetera. E questo qua per esempio è il progetto della Shippo, ed è per anche questo progetto open, si riesce a trovare tutta la strumentazione. Per la laser cutter invece, qua si vede il progetto della Laser Sauer. Il laser cutter è un tipo di macchina invece che serve essenzialmente per tagliare oggetti bidimensionali che vanno dal legno, plastica, carta, cartone, comunque materiali leggeri. Questo in particolare è un progetto con una fonte di laser a CO2 e praticamente c'è una fonte laser, una serie di specchi che vengono posizionati da alcuni motori che sono controllati al computer. Quindi anche questa volta io ho il mio file al computer e posso, dopo aver settato la macchina, mandarlo in stampa, al taglio, e nel giro di poco tempo avere tutti i miei pezzi tagliati. E ovviamente la stampa 3D, questa qui è proprio quella che avete potuto ammirare qua fuori. È un Agrabot, comunque è una delle tante stampanti 3D che si trova in commercio. Anche questa, tutto il progetto è open, si trova su della wiki su internet, quindi tutto si può
guardare, cercare, modificare. Nel momento in cui c'è qualcosa che non ritenete poter migliorare, si può andare a cambiare. La stampante 3D è un tipo di macchina che invece non vuole andare a togliere materiale, ma vuole andare a metterlo. Cioè, ho un materiale di base che è una bobina di ABS, di PLA, questo è un tipo particolare di tecnologia, si chiama FDM, Fused Deposition Modeling. Praticamente si scioglie questa plastica e un controllo numerico, quindi ancora questa volta da un piccolo computerino che posiziona, che muove dei motori e posiziona l'utensile, va a depositare la plastica per uno strato dopo strato, quindi riesce a creare uno strato, successivamente il piano si abbassa e si va a realizzare un altro strato, e strato dopo strato si va a ottenere l'oggetto finale. Ci sono anche altri tipi di stampanti che riguardano invece per esempio la resina, polveri, e anche queste ci stanno nascendo, alcuni sono già pronti, dei progetti open. Quindi a questo punto si va a delineare la domanda: chi è il produttore del futuro? Beh, il produttore del futuro è quello che finora è stato chiamato essenzialmente artigiano, che ora ha preso più che altro un'altra scia di nome, il maker, che si sente molto parlare ultimamente, e non è lo stesso maker, è il maker 2.0, cioè è un qualcuno che cerca di fare una sintesi da tutti gli sviluppi tecnologici, informatici che abbiamo tutto sommato fatto, e conciliarli con la produzione, perché oramai è possibile ottenere tutte le informazioni, sentire, collaborare, partecipare, parlare con altra gente e riuscire a realizzare le proprie idee. Ecco appunto che c'è il binomio penso-creo, cioè io ho un'idea, voglio realizzare qualcosa, voglio realizzare il mio robottino. Bene, ora una volta che l'ho pensato posso davvero realizzarlo. Questo perché innanzitutto è facile il costo per poterlo realizzare si è abbattuto. Riesco a ottenere i miei pezzi in modo facile. Se prima avessi dovuto mandare a realizzare questi pezzi in officine o comunque in industrie che avrebbero fatto pagare un sacco di soldi per poterlo realizzare, con tempistiche notevoli, spesso non c'era neanche il modo di potersi interfacciare. Era una cosa che dicevo, ok, lo voglio fare per gioco, lo voglio provare, però sono talmente tante le difficoltà prima di ottenere l'oggetto finale che potevo mollare fin dall'inizio. E invece ora penso e davvero in qualche giorno inizio a poter metterci mano, inizio a poter realizzare l'oggetto. Oppure anche posso modificare, cioè io non voglio, c'è il progetto del robot, per esempio non mi interessa che afferri il bicchiere, ma vorrei che mi scrivesse con una penna. Se prima non avevo accesso a questo progetto, a quel progetto del robottino che mi afferrava il bicchiere, sarebbe stato tutto più complicato, avrei dovuto progettare tutto fin dall'inizio. Invece ora riesco a trovare questo progetto e riesco a modificarlo. Devo soltanto cambiare l'utensile l'utensile finale e posso ottenere il mio robot. Intorno a questa idea si sono andate a creare una serie di community, FabLab essenzialmente, Hackerspace, una serie di zone, di posti in cui le persone iniziano a entrare in contatto, cioè iniziano a collaborare materialmente l'una vicino all'altro. Appunto questo è un progetto che non è soltanto software, non si può comunicare soltanto tramite internet, e quindi le persone iniziano ad aggregarsi per poter insieme realizzare ciò che gli passa per la testa. L'organizzazione del FabLab è appunto un esempio di come questo tipo di community iniziano a essere consolidate, sia perché in questi laboratori si possono trovare delle macchine che sono essenzialmente standard, quindi per essere FabLab o sei un'officina ufficializzata, nel senso ho a disposizione quel tipo di macchine che so che il mio progetto, se può essere utilizzato, se può essere realizzato con un laser e una fresatrice, so che lì li posso trovare, so che lì li posso utilizzare in modo gratuito, e quindi ok, so dove andare, perché non è detto che tutti abbiano una piccola officina in casa propria. Altri tipi di FabLab, tipo quello che invece è presente qua a Pisa, più che sulla realizzazione pratica delle idee, è concepito come un posto dove poter conciliare le proprie idee con quelle degli altri, quindi cercare di dargli corpo. Cioè io ho in mente una certa idea, però forse all'inizio è più una fantasia che non idea. Voglio fare qualcosa, c'è qualcuno che mi inizia ad aiutare a strutturare questa idea, perché forse io sono un meccanico e voglio realizzare la mia lampada che si muove. Ok, mi serve anche l'elettronico per fare questa cosa. Sì, posso andare, posso informarmi, però
è molto più probabile che trovo qualcuno che sappia già fare questa cosa, che gli interessi il mio progetto e che quindi voglia partecipare e collaborare con me per farlo. Oltretutto si stanno iniziando anche a creare una serie di eventi, tipo il Maker Fair, che è nato in America, ma ora si sta diffondendo anche in Europa. Sono ormai 2 anni che si effettua a Roma, ed è praticamente un vero e proprio meeting sia di maker, sia di visitatori, e anche di compagnie, di aziende. Le aziende si stanno infatti interessando a questo tipo di movimento. La produzione che questi maker vanno a realizzare, che stanno realizzando, inizia a essere interessante. Spesso da queste idee nascono appunto qualcosa che è interessante per il resto del mondo e che qualcuno vorrebbe anche cercare di commercializzare in modo opportuno. E per esempio il Maker Fair, l'ultimo, cioè quello di quest'anno, ha avuto 100.000 persone, 100.000 visitatori. Ci sono stati diversi workshop in cui si cerca di far entrare in contatto a persone che non sono dell'ambiente, ma questa realtà. Un workshop essenzialmente in cui persone iniziano a mettere mano, per esempio, a come si fa, come iniziare a utilizzare un cutter laser. Ci sono dei progetti guidati in cui le persone vengono indirizzate al loro primo progetto da maker. E qui invece Open Source Hardware è appunto il gruppo di cui faccio parte, che è un gruppo di realtà pisana, siamo tra Pisa e Livorno, in cui cerchiamo di entrare anche noi in questa realtà, essenzialmente basandoci sulla realizzazione di macchine di tipo di macchine utensili, di macchine che finora sono state il monopolio di aziende, macchine industriali. E non c'è nessuna ragione per cui queste macchine non possono essere fatte più per un utente medio, per i maker, per i fab lab o dei piccoli officini. Quindi si può parlare davvero di nuovo mondo? Sicuramente qualcosa sta cambiando, sicuramente la produzione che sta nascendo da questa comunità è qualcosa che va più che sfruttato, va capito, va utilizzato. Bisogna sensibilizzare sempre più le persone e bisogna effettivamente dargli credito, perché sta generando tanto. Grazie per l'attenzione, poi c'è una frase.